La più antica auto della Polizia di Stato, l'Alfa Romeo 1009 Super Speciale del 1958 e la 2006 Sprint, il triciclo a trazione integrale, le moto e tante altre rarità esposte al Museo dell'Auto della Polizia. È andato per noi Giorgio Iacoboni. Vediamo allora questa puntata di Vroom. A seguire alle 23 una nuova edizione. Puntata di oggi di Vroom, vi portiamo a visitare il Museo dell'Auto della Polizia di Stato. Ci sono dei pezzi rarissimi, è un posto straordinario per gli appassionati ai motori. E vediamo intanto di imparare a conoscere questo posto. Quante persone vengono a visitare il museo? Allora, guardi, il museo è stato inaugurato il 20 aprile del 2004 e da allora abbiamo una media di 15.000 visitatori all'anno. Sono scolaresche, sono appassionati, sono club, ospitiamo raduni, ma abbiamo anche una cospicua presenza di stranieri. Quanti sono i mezzi che troviamo dentro al museo? Allora, abbiamo all'incirca 70 mezzi tra auto, moto, bici e anche un gatto delle nevi e dei mezzi speciali. Vanno dal 1927 fino ai giorni nostri e sono stati tutti restaurati con pezzi originali. Funzionanti, efficienti, sono dei veri e propri gioiellini. Entriamo dentro e andiamo con il sovrintendente Franco che ci illustra i pezzi più particolari. Seguiteci. Ed entrando c'è subito un colpo d'occhio straordinario. C'è una delle più antiche macchine della Polizia di Stato e una delle macchine iconiche che poi andremo a raccontare nel dettaglio. Ma sovrintendente, partiamo subito da questa Fiat del 1926. Sì. Questa macchina, questa Fiat 509, ha preso servizio a Firenze. Ha fatto servizio dal 1926 fino al 1935. È stata ritrovata non molto tempo fa da un privato, non in Italia. È stata posta qui perché è il mezzo più antico che rappresenta la Polizia di Stato. Il museo parte con un altro mezzo storico, che è del 1939, questo Fiat 618 per il trasporto personale, portava 16 poliziotti. Anche questo è stato allestito per le esigenze della polizia. In quel periodo si usava l'arma lunga e quindi qua vediamo una rastrelliera per poggiare in tutta sicurezza le armi lunghe di quel tempo che si usavano. Allora si usavano i fucili, non la pistola. La pistola portava solo il funzionario, cioè l'ufficiale in questo caso. E sopra vedo dei ganci. Sì, sopra ci sono dei ganci per ogni posto perché si dava la possibilità di agganciare l'elmetto, perché ancora avevamo un elmetto in ferro, in modo da sostenerlo in tutta sicurezza. Da questa macchina, che è nera come la prima macchina del 1926, qua i colori cambiano. Durante la guerra è stato distrutto tutto, fabbriche comprese. Quindi nel ricreare il tessuto dello Stato sociale sono stati utilizzati mezzi che potevano funzionare ancora, quindi hanno usato mezzi di alleati come macchine militari. Questa era una Jeep, insomma. Questa è una Jeep Willys. Sì. Chiaro che se andiamo a togliere la vernice forse ancora c'è la stella bianca qua sotto. Però in questo periodo il colore grigio-verde i cittadini erano un po' timorosi. Fu scelto di colorare i mezzi dell'amministrazione della polizia di un colore istituzionale della polizia, che è il rosso amaranto. Se alziamo il cofano, guardate, credo che sia il colore originale della macchina, perché sostanzialmente è stato tolto, riverniciato e rimesso il motore originale. Il colore amaranto fino a che periodo è durato? Inizia nel 48 e finisce alla fine degli anni 50. E in questo lato del museo ancora tutte macchine amaranto, però vedo che è un amaranto variegato, sono un po' diversi i colori. Sì, questo colore è difficile proprio come colore mantenersi perché si scolorisce facilmente. Fu assegnato a tre reparti, il reparto celere, stradale e il reparto di istruzione come caserme. Addirittura durante qualche festa della polizia, per mantenere l'omogeneità, furono ricolorate tutte quante.
Questo è un pezzo straordinario, perché questa moto, me la descriva lei, è un unicum, perché è stata progettata da voi, dalla polizia. Sì, questa moto nasce su un progetto di un generale degli Alpini per portare cose o persone in alta montagna. Quindi con la Moto Guzzi creano questo progetto, la Moto Guzzi lo produce. È un motocarro 3x3 perché ha tre ruote motrici. Grazie a quest'albero a cardano la ruota anteriore si muove con la forza del motore. Pesa 10 quintali, con sé porta tutta la strumentazione, tutto ciò che serve a smontare e rimontare, anche delle piccozze, delle palette, degli attrezzi per superare situazioni estreme. 1976 cambiano i colori e si arriva al bianco-azzurro. Sì. Dal 2000 si dà la possibilità alle volanti di lavorare in sicurezza, una maggiore sicurezza. Si mette un vetro balistico, questo qua anteriore, si protegge la parte bassa di questo sportello, quindi è antiproiettile, e in caso in cui il collega debba scendere e coprirsi dallo sportello, si è aggiunta questa tendina in pelle. In caso di sparatoria, così protegge le gambe. Sì. Nella parte posteriore è stato messo questo parapiè in plexiglass, in policarbonato, per dividere l'abitacolo dalla parte anteriore con la parte posteriore. Oltre le cinture di sicurezza normali, quindi si fa salire e si fa, mette la cintura di sicurezza, c'è un'altra cintura per far sì che non si possa allontanare dalla macchina, ma è una cosa che viene usata rarissimamente, per fortuna. Le moto più antiche che sono nel museo sono praticamente queste due Guzzi. Sì, sono quelle più antiche presenti, un Airone Sport 250 e un Falcone 500. Guzzi indistruttibili, ma anche con un grandissimo equilibrio, venivano utilizzate dalla squadra acrobatica negli anni 80. Sì, la squadra acrobatica era formata da polizia stradale, da elementi della polizia stradale, e riuscivano, grazie alla Guzzi, a fare vere e proprie acrobazie. Dal 2000 il Ministero dell'Interno può acquistare mezzi costruiti in tutto il mondo e quindi sceglie quelli più adatti. Per la stradale ha scelto questa BMW 850, allestita per la polizia stradale, e questa moto attualmente è ancora in uso. Bene, grazie sovrintendente. Andiamo a parlare dell'Alfa Romeo. Vorrei parlare